Salerno non ha dimenticato i suoi eroi e lo è stato l'ungherese Geza Kertész, allenatore della Salernitana, prima tra il 1929 e il 1931 e poi 10 anni più tardi nel campionato 40-41. Adesso Salerno lo ricorderà per sempre grazie ad una iniziativa dell'associazione Macte Animo realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale. Salerno lo ricorderà per essere stato uomo giusto nello sport, ma soprattutto nella vita, così come si legge nella targa commemorativa posizionata allo Stadio Vestuti di Salerno. Kertész, dopo l'addio alla Salernitana, tornò in Ungheria e nella sua Budapest, invasa dai tedeschi, si prodigò per mettere in salvo famiglie di origine ebraica. Fu arrestato, torturato e dopo 3 mesi fu giustiziato nel 1945 da un plotone di esecuzione. La memoria rappresenta qualcosa di fondamentale perché rappresenta la cultura, rappresenta la conoscenza e soprattutto va ad alimentare questi ideali, diciamo. Oggi, ovviamente, con la guerra che abbiamo nel mondo, in questo momento noi dobbiamo appunto diffondere la cultura della pace. Lo dobbiamo fare attraverso le nuove generazioni. Io spero che questo sia l'inizio di tutte quelle cose che ci siamo ripromessi in queste settimane. Questo stadio deve tornare a vivere, deve essere a disposizione dei giovani, dello sport, e speriamo che noi come commissione, come amministrazione, riusciamo a dare dei segnali concreti. Sono contentissimo stamattina di essere qui e rendere omaggio appunto sia un allenatore, Geza Kertész, ma soprattutto un grande uomo. Un uomo che ha speso la sua vita per salvare vite umane, da considerare una persona straordinaria da tutti i punti di vista, non solo da un punto di vista calcistico. E farlo qui poi, soprattutto nella casa di noi salernitani, che è stato il punto di riferimento, quantomeno soprattutto anche per me, che avevo... ho vissuto a 50 metri da qui, in un negozio che aveva mio padre. Questo è stato per me lo stadio che mi ha iniziato al gioco del calcio, alla passione per la Salernitana e appunto ad avere questa fede che mi porto avanti ancora adesso, che sono contentissimo di averla vissuta.